Buongiorno, sono Denis Bandini, sono il tecnico Immergas che oggi vi aiuta a capire come regolare la modalità di funzionamento della vostra pompa di calore Magis Pro o del vostro sistema ibrido Magis Combo. Per cambiare da estate-inverno, per attivare il raffrescamento, per accendere o spegnere la pompa di calore, potete agire sul cruscotto oppure, se l'avete, attraverso il pannello remoto. In entrambi i casi si può scegliere tra quattro modalità. Ombrellone, cioè modalità estate. In questo caso il sistema funziona solo per la produzione di acqua calda della doccia o della cucina. Pupazzo di neve, modalità inverno. In questo caso viene garantita la produzione di acqua calda sanitaria e in più l'acqua calda per il riscaldamento a pavimento o a termosifoni. Tre fiocchi di neve. Questa è la modalità per il raffrescamento estivo. Serve per attivare il raffrescamento con gli split, con l'impianto a pavimento o con i venticonvettori, garantendo comunque la produzione di acqua calda sanitaria. Ultimo è la modalità acceso-spento. Se selezionata, il sistema va in stand-by, cioè rimane inattivo, mantenendo comunque le sue funzioni di protezione. Questa è la soluzione giusta per quando andate in vacanza e volete ridurre al minimo i consumi. Sul cruscotto avete anche altri segnali che si accendono automaticamente. Il simbolo del ventilatore indica che state raffrescando. Il simbolo del termosifone significa che state riscaldando. Il rubinetto che state producendo acqua calda sanitaria. Se funziona la caldaia, si accende questo. Se invece funziona la pompa di calore, si accende questo. A volte i generatori possono funzionare contemporaneamente. Per finire, quando tutti i simboli sono spenti, significa che la vostra pompa di calore Magis Pro o il vostro sistema ibrido Magis Combo è a riposo. Grazie per l'attenzione!